Ciao, sono Antonio Mirizzi e sono uno degli autori di Bologna Indegna. Ciao, sono Andrea Borgioli, disegnatore di Sergio Bonelli e mi sono prestato molto volentieri a realizzare la copertina di Bologna Indegna. Oggi siamo qui per presentare un po' il mio primo libro, che si chiama Bologna Indegna, che sono riuscito a fare con un gruppo di altri ragazzi. Eravamo tutti studenti fuori sede qui a Bologna, noi del collettivo, e quindi diciamo, abbiamo pensato che la cosa migliore fosse raccontare questa esperienza qui. Io ho iniziato da autodidatta, pubblicando su riviste locali finché ho vissuto in Puglia. Poi per l'università mi sono trasferito qui a Bologna e insomma qua ho iniziato un po' a studiare fumetto. La prima cosa che mi sono chiesto è: che ruolo vero a Bologna in questo libro, che appunto la parola Bologna ce l'ha anche nel titolo? E la risposta che mi sono dato è alla fine questa, che noi abbiamo scelto di raccontare più un'esperienza che è mentale, spirituale, quella di appunto essere sradicati alla propria casa in un certo momento della propria vita, trovarsi in un posto completamente nuovo in cui, volente o nolente, ci si deve sentire a casa in qualche maniera. E quindi Bologna in questo caso diventa quasi un simbolo di questa condizione, che poi alla fine è universale. La domanda nasce anche dalla questione: è possibile portare Bologna Indegna fuori Bologna? E la risposta appunto è sì, perché diciamo così, la città colorisce molto il racconto. Chi ha vissuto questa particolare esperienza a Bologna ovviamente ha una gratificazione maggiore nel leggere, nel riconoscere scorci e personaggi, eccetera, però appunto il nocciolo vero del libro è un altro, è qualcosa di molto più immateriale, intangibile rispetto alla città. Ha centrato, secondo me, qual è il punto dell'essere fuori sede. Ci si trova in una terra di mezzo e Bologna è perfetta perché poi è composta da altre persone che sono nella stessa identica situazione. Io ho cominciato a conoscere bolognesi qualche anno fa, io sono arrivato nel 99. Rispetto a Antonio, io sono di una generazione precedente, quindi ho iniziato in un'epoca predigitale dove l'accesso alla prima pubblicazione era molto più difficile. C'era tutto il corso della gavetta fino a che si arrivava al punto che si riusciva a pubblicare semplicemente andando alle fiere, cercando di scovare gli autori in ogni occasione possibile. La scelta di autoprodursi è venuta più che dalla volontà di autoprodursi, dall'opportunità di farlo, perché appunto abbiamo avuto un finanziamento iniziale per lanciare il crowdfunding e poi c'era appunto la possibilità di non andare in perdita. Il crowdfunding è andato bene, abbiamo stampato il libro praticamente 6 mesi fa con la copertina di Andrea, tra l'altro, e niente, adesso siamo ancora qui a presentarlo perché insomma la speranza è quella di magari dare una seconda vita a questo libro qui. Per come la vedo io, la situazione in questo frangente è migliorata, perché grazie a Facebook, a internet in generale, c'è la possibilità di essere visibili in continuazione in ogni fase del proprio lavoro, e c'è anche una più facile anche l'accesso alla prima pubblicazione, a differenza del mio periodo. La differenza più grande è che ai miei tempi ancora venivano pagate le prime pubblicazioni. Qui i giovani sono costretti a ricorrere a forme di autoproduzione o a cose di questo tipo. Però credo che la facilità per la prima pubblicazione sia più immediata e quindi è molto più vantaggioso. Vi ringraziamo per questa opportunità e alla prossima. Date un'occhiata al libro, insomma, potrebbe interessare. Grazie mille, acquistate Bologna Indegna.